Allora, dottor Antonioli, ci troviamo qui in questa stupenda cornice per parlare del sponsor istituzionale che è diventato l'associazione Athorn per la società Viareggio Calcio. Sì, questa collaborazione nasce l'anno scorso con una serie di iniziative che mettono insieme appunto l'Athorn, l'Associazione Toscana per la Ricerca Neurologica, diretta dal professor Ubaldo Bonuccelli, e grazie all'impegno della dirigenza dell'Esperia Viareggio, il Viareggio Calcio. È un binomio che ha funzionato all'insegna della solidarietà, all'insegna dell'impegno civile, che ha dato quindi dei risultati e che continuerà sicuramente, dico, a dare dei risultati sia per il Viareggio Calcio, ma soprattutto per l'Associazione per la Ricerca Neurologica. Ecco, sentiamo anche il professor Bonuccelli un parere, ma sicuramente è contento di Sì, questa. sono particolarmente felice che questo sodalizio si rinnovi e si estenda. E deve sapere il Viareggio Calcio, tutti i tifosi, che noi siamo con gli sportivi e che gli sportivi devono essere con noi nel senso di aiutare la ricerca neurologica. Adesso sentiamo l'altra parte appunto di questo accordo, di questa sponsorizzazione, appunto il vicepresidente Mirko Lippi del Viareggio Calcio. Ma noi siamo contenti che per il secondo anno consecutivo, insieme ai nostri sponsor, facciamo anche un aspetto, diciamo, sociale. Il progetto dell'Esperia Viareggio è nato appunto come un progetto economico, sportivo e sociale e crediamo che questo sia il nostro compito e quello che dobbiamo portare avanti. È un gemellaggio a cui teniamo molto, che non abbiamo ancora fatto tutto quello che è possibile fare, perché spesso una società sportiva come la nostra, a volte perde più tempo per raggiungere risultati sportivi che d'altri, ma l'impegno che possiamo prendere da questa sera di fronte al Presidente e al Professor Bonuccelli appunto è quella di dire che vogliamo quest'anno fare uno sforzo maggiore, impegnarci in maniera più concreta rispetto a quello che abbiamo fatto, perché non deve essere solo una posizione di un marchio su una maglia o su un calzoncino, ma deve essere qualcosa di più importante che la città deve comprendere degli sforzi che vengono fatti da queste associazioni. Complimenti a tutti per questa iniziativa, grazie.